Un benvenuto su questi canali. In questo video andremo a scoprire dei momenti terribili, forse più brutti di tutta la telenovela. Infatti vedremo che Hunkar verrà uccisa. Ma ricordatevi comunque che il vostro like mi fa sempre piacere e iscrivetevi al canale per tutti gli altri video. Infatti vediamo Hunkar che, dopo aver pagato un investigatore privato per scoprire qualcosa sul passato di Beice, si reca a un appuntamento fissato con lei in un luogo isolato ed appartato e mette Beice di fronte alla realtà, dicendole che ha scoperto tutto su di lei, che sa esattamente quello che ha fatto e che lei ha ucciso i precedenti mariti. Beice prima un po' la sfotte, poi si rende conto che ha veramente tutte le carte in regola per poterla denunciare e farla arrestare. E da quel punto decide di fare una cosa terribile. Estrae un pugnale dalla sua borsa di nascosto, si gira verso Hunkar, la chiama e, fingendo di andare verso di lei, le sferra un potente colpo che la colpisce nella pancia. Hunkar si appoggia a lei, guardandola negli occhi, incredula che questa donna abbia potuto fare questo. Ma Beice, non contenta, a questo punto le sfera un'altra pugnalata all'interno. A questo punto Hunkar si accascia, va a terra, esanime, svenuta per quello che ha subito. Beice la guarda in terra e poi l'abbandona lì, morente, in un luogo isolato dove di certo non la troverà più nessuno. Poi si gira e se ne va, lasciandola appunto sola in terra. Intanto alla villa tutti stanno cercando Hunkar, la cercano disperatamente dopo che aveva lasciato una lettera a suo figlio per dirgli che lei è innamorata di Uffa. Dopo che lei aveva lasciato una lettera a suo figlio dicendole che lei ha deciso che sposerà Fekeli perché lei comunque è innamorata e hanno deciso che si sposano. Poi sparisce, quindi non la trovano più. Allora a quel punto Demir la cerca e va subito da Fekeli a chiedergli. Fekeli dice che non l'ha vista. A quel punto si mettono tutti alla ricerca e fanno intervenire anche la polizia e tutti i dipendenti perché proprio Hunkar è sparita, non c'è più da nessuna parte. Fekeli e Yılmaz e i loro uomini la cercheranno da una parte, mentre Demir e tutti i suoi dipendenti la cercano in un altro luogo. Poi improvvisamente uno degli uomini trova il suo foulard e gli dice la zona in cui più o meno l'ha trovato. Anche Fekeli parte e si reca subito in quel luogo cercando di vedere dov'è sua mamma, pensando che sia caduta in qualche dirupo, in qualche cosa. Iniziano a camminare e la chiamano disperatamente, sperando di vederla. Poi, improvvisamente, Demir, guardando tra i cespugli in lontananza, vede come una macchia bianca ferma. Non capisce che cosa sia, allora piano piano si avvicina e più si avvicina più il suo cuore è preso dalla disperazione, perché prende coscienza che quella macchia bianca non è altro che il corpo di sua mamma disteso fra la sterpaglia, esanime, con quelle profonde ferite nel corpo che la lasciano lì, morta. La guarda e in quel momento la disperazione assoluta si impossessa di lui. Si inginocchia vicino a lei, la prende e guarda verso il cielo, implorando, chiedendo di non farla morire, senza rendersi conto che sua mamma però è già morta. Sarà una scena straziante dove vediamo il dolore espresso in ogni piccola piega del viso di Demir, negli occhi, disperato. Ha perso sua madre. A quel punto cosa fa? Decide di portarla lui a casa. Tutti gli uomini dell'azienda si sono vicini a lui, stanno vivendo il suo dolore con la stessa intensità e la stessa profondità. Quindi la caricano sul furgone e lui si mette dietro, in ginocchio, tenendo sul suo corpo lo stesso corpo di Hunkar ed appoggia la sua testa sulle sue gambe, come volesse proteggerla, come volesse evitargli degli eventuali colpi, e poi si dirigono verso la villa. Arrivano alla villa e intanto Anzize, la nonnina, era uscita dalla casa perché chiedeva di sua figlia, che non la vedono da un po', e la nonnina, con i suoi piccoli bagliori di chiaroscuri che ha nel cervello, chiede dov'è Hunkar, dov'è Hunkar, e tutti cercano di rassicurarla e le dicono di rientrare in casa. Un attimo dopo in villa appunto arriva Demir nel furgoncino con Hunkar depositata sulle sue gambe. Tutti i dipendenti lo vedono. A quel punto anche Zuleyha la vede, si mette le mani nei capelli disperata. Sanier è incredula, non ci vuole credere, è bloccata, non si muove più. Demir non ha parole, è senza più sguardo, è proprio affranto, distrutto. È lì, in ginocchio, con sua mamma appoggiata su di lui, che non si muove più, che non reagisce, che non le dice più nulla. Non sa cosa fare. Tutti gli uomini in villa sono disperati. Poi lui la prende, scende dal camioncino, la prende in braccio come se fosse un bambino e la porta all'interno della villa per accompagnarla e appoggiarla sul suo letto, nel letto di morte, per l'ultimo suo momento di saluto intimo con lei. Demir è come un automa, si muove senza più pensare niente e mano a mano vede sua mamma ancora viva accanto a lui che le parla. Poi entra nella casa e l'appoggia dolcemente sul suo letto, come fosse ancora viva, per averla lì, vicino. Eccola, distesa sul suo letto di morte, con Demir inginocchiato accanto che prega vicino a lei. Prega e la saluta, le parla. Zuleyha in quel momento entra e guarda la disperazione di suo marito. Non sa più cosa dire, è affranta, anzi distrutta. La famiglia Yaman sta vivendo dei momenti terribili, disperazione assoluta. Demir non riesce più a trattenersi e scoppia in un pianto disperato, vedendo la mamma così e capendo che è morta, che non potranno più nemmeno litigare, non potranno più avere un confronto, discutere. Sua mamma è morta. Le prende la mano, le parla, cerca quasi di farla rivivere. Poi si accascia accanto al letto e lascia libero sfogo alla propria disperazione, mentre Zuleyha entra per cercare di dargli conforto, ma non ha parole, è bloccata vicino alla porta guardando un uomo soffrire in quel modo, in maniera così intensa e fortissima. Intanto, dall'altra parte, Fekeli, insieme a Yılmaz, stanno ancora cercandola nel bosco, chiamandola disperatamente perché non sanno che Hunkar è già stata trovata, quindi continuano a chiamarla, tutti gli uomini la chiamano. Poi improvvisamente vedono arrivare la macchina di Fikret che scende, li guarda in faccia e purtroppo gli dice che Hunkar l'hanno trovata, che Hunkar è morta. Fekeli è bloccato, fermo, distrutto, non vuole crederci, non può essere che la donna che lui doveva sposare a giorni non c'è più. È disperato, si lascia andare a un pianto irrefrenabile. Yılmaz non sa più cosa fare, perché l'uomo che ha sempre visto duro davanti a lui, sempre pronto a reagire, è a terra, distrutto, come un sacchettino vuoto. Decide di recarsi a vedere dov'è Hunkar per dargli l'ultimo saluto, mentre nella sua testa ritornano dei pensieri, dei loro momenti felici, di quello che avrebbero potuto fare insieme. Arriva alla villa e sale lentamente verso la camera di Hunkar. Poi non sa se entrare o non entrare in quella camera. Si ferma un attimo, poi affronta la realtà. Entra e vede sul letto Hunkar distesa nel suo completo bianco, con quella profonda macchia di sangue, a dimostrazione che Hunkar è morta, immobile, ferma, bianca. E accasciato accanto al letto c'è Demir, in una disperazione profonda che si è impossessata totalmente di lui. Fekeli la guarda disperato e vive i suoi momenti, si rende conto che non c'è più, che non potranno più vivere tutti gli autunni insieme che gli rimangono da vivere. Entra, si avvicina, appoggia una sua mano sulla spalla di Demir, come volesse dargli conforto, e piangono insieme i due uomini che si sono tanto odiati. Davanti a una morte così improvvisa e forte, si abbracciano per unire così il loro dolore. E in quella stanza c'è un dolore unico, pazzesco. Poi improvvisamente Aminé, che continuava a cercare Hunkar in giro per la casa, è sfuggita al controllo delle donne di servizio e arriva lì, entra in casa e vede sua figlia distesa nel letto e pensa che stia dormendo, quindi si avvicina, l'accarezza, le parla come se fosse una bambina. Naturalmente sappiamo che la sua mente non è molto limpida, quindi continua a parlarle accarezzandola. Poi improvvisamente, non si sa perché, la sua mente si apre e prende immediatamente coscienza che sua figlia è immobile perché è morta, non ha più sua figlia. E a quel punto inizia a piangere, inizia a parlarle, la chiama, le dice di ritornare da lei, le dice che la vuole ancora vicino, le dice che lei non può stare senza sua figlia. La copre con una coperta, pensando che possa prendere freddo. Zuleyha dolcemente a quel punto la prende e la scosta da tanto dolore, perché non è giusto fare vivere a una nonnina così dolce un dolore così forte. Fekeli, Demir e soprattutto la nonnina sono disperati nel vedere per l'ultima volta Hunkar che lascia la villa e se ne va, e sanno che non tornerà mai più in quel posto, sanno che non la vedranno più. Tutti i dipendenti sono completamente sconvolti e disperati. Arriva anche Gulten con Cetin che piangono disperati. Dopodiché arrivano in villa gli uomini per poterla portare nella camera mortuaria. Caricano la donna sul furgone e la portano alla camera mortuaria, dove Zuleyha, Sanier, Gulten provvederanno a fare le ultime pulizie per quel corpo che poi dovrà essere lasciato andare verso l'aldilà. Le lavano i capelli, la puliscono tutta, affrante in quel dolore così forte. Non sanno più reagire, non sanno se è vero o non è vero, gli sembra a tutti che non sia possibile una cosa del genere. A quel punto, dopo averla vestita, preparata per l'ultimo saluto, ed eccola pronta per l'ultimo suo viaggio, con tutto il suo personale accanto a lei, ma soprattutto con tutto il dolore che esce dagli occhi di Demir, di Fekeli, di Zuleyha, di Sanier, di Gulten, che era riuscita a conquistare, benché col carattere così difficile, ma li aveva conquistati tutti. Mentre Beice gode di questa sua situazione. Difatti è in casa con Mujigan e ne sta parlando come se fosse un avvenimento di cui lei non è assolutamente a conoscenza. Però nei suoi occhi si percepisce una specie di soddisfazione. Mujigan non capisce questa cosa, ma Beice la sta proprio vivendo così. Improvvisamente di sera, dopo che è stato fatto il funerale a Hunkar, si accorgono che la nonnina non è più in casa. È sparita di nuovo come solitamente fa. La cercano un po' dappertutto, ma nessuno la trova. Poi a Demir e Zuleyha viene in mente una cosa. Viene in mente che la nonnina aveva un legame particolare con Hunkar e decidono di andare a vedere se per caso sia andata a vedere dove è Hunkar, dove è seppellita. Ed infatti quando arrivano nel cimitero, proprio sopra la tomba di Hunkar c'è la nonnina che gli ha portato un piatto di cibo come se fosse ancora viva, e carezzando la terra, come se stesse accarezzando il suo corpo per la verità, le parla, le racconta tante cose, la tratta come se fosse una bambina piccola, anche se non vede il suo corpo, ma nella sua immaginazione lei la sta vedendo, perché Hunkar è davanti a lei. Poi piange, si dispera perché si rende anche conto che adesso non la vede più. Ha dei momenti in cui la lucidità ritorna in lei, ha dei momenti in cui proprio lei è assente totale. Assente, ma parla lo stesso con la figlia. Demir e Zuleyha la vedono, stanno un attimo zitti dietro di lei per lasciarle finire di manifestare questo dolore. Poi dolcemente la prendono e la portano verso casa. E lei non vuole allontanarsi da sua figlia, dice che non la vuole lasciare sola, ma loro la portano all'interno della casa e la mettono a letto con la dolcezza che è giusto dare a una nonnina che ha perso la figlia. Questo video finisce qui per oggi, ma volevo dirvi una cosa. Primo, se vi siete iscritti al canale e lasciarmi un like, perché solo così mi aiuterete a continuare a tenere vivo questo canale. E l'altra comunicazione che volevo dargli è che nel canale troverete un video dove vi spiega i motivi veri del perché Hunkar ha abbandonato la soap opera. E come promesso all'inizio del video vi metto un link in descrizione per far sì che lo possiate scoprire.